C'erano una volta tre piccoli porcellini. I giorni passavano e i tre fratellini diventavano sempre più grandi. Un giorno la mamma disse loro che era arrivato il momento di andare per la propria strada e di costruirsi ognuno la propria casa. Prima che se ne andassero, la mamma gli disse che nella vita, se avessero sempre lavorato sodo e con serietà, sarebbero riusciti ad evitare ogni problema. I porcellini, impazienti di iniziare questa nuova avventura, prepararono le loro cose, diedero un abbraccio alla mamma e andarono per la loro strada. Poco dopo essere andati via, camminando nella foresta, trovarono un bellissimo prato pieno di fiori. I porcellini si dimenticarono il motivo per cui avevano lasciato la loro casa e iniziarono a giocare nel prato liberi da ogni preoccupazione e godendosi quelle belle giornate estive. Ma dopo un po' di tempo iniziò ad arrivare il freddo. Dovremmo costruire le nostre case? L'inverno è ancora lontano, perché non giochiamo? Quando arriverà il momento, costruirò la mia casa. Come volete, non voglio svegliarmi e trovare la neve. I suoi due fratellini più piccoli continuarono a saltare e giocare senza nessuna preoccupazione. Un mattino, i due porcellini notarono il primo strato di ghiaccio sul lago e iniziarono a costruire le loro case, ognuno a modo suo. Costruirò una casa fatta di paglia, così ci metterò poco tempo senza lavorare troppo. E fu così che andò. A mezzogiorno, la casa del porcellino più piccolo era pronta. Io invece costruirò una casa di legno. Quando il sole tramonterà, avrò finito il lavoro. Nel giro di qualche ora, anche la casa dell'altro porcellino era pronta. Andiamo a vedere se anche nostro fratello ha finito di costruire la sua casa. Sì, andiamo! I due porcellini lo trovarono che lavorava incessantemente a questa piccola casa. Era fatta di pietre e mattoni, aveva finestre, tapparelle e porte fatte di legno duro. Che cosa stai costruendo qui, una fortezza? Così dovrebbe essere la casa di un porcellino, una fortezza. Perché hai paura di qualcuno? Tutti abbiamo paura del lupo cattivo. Codardo, hai paura del lupo? Nel frattempo, il più grande continuò a lavorare. I suoi fratelli, invece, incuranti del pericolo, andarono a giocare nella foresta. Da dove viene tutto questo rumore? Il lupo andò a vedere chi stava facendo tutto quel chiasso. Nostro fratello è proprio uno sciocco. Non ci sono lupi nella foresta. E anche se ci fossero, che problema c'è? Combatterò qualsiasi lupo che osi intralciare la mia strada. Giochiamo! In realtà, a nessuno di loro due era mai capitato di vedere un lupo. All'improvviso, da dietro un albero, un grande lupo saltò davanti a loro. I suoi occhi ardevano come fuoco e dal suo muso uscivano le sue enormi zanne. Scappiamo! Aiuto! Aiuto! Il più piccolo fu il primo a raggiungere la sua casa fatta di paglia. Entrò di corsa e chiuse a chiave la porta. Apri! Apri! Farò volare via la tua casa con un soffio! Dopo che il lupo soffiò per tre volte, la casa del porcellino volò via come se fosse passato un uragano. Aiuto! Il porcellino più piccolo raggiunse di corsa la casa di legno di suo fratello. Meraviglioso! Adesso vi mangerò tutti e due! E il lupo iniziò di nuovo a soffiare. Ma la casa di legno era più robusta, così dovette soffiare molto più di prima. Ah!
anche questa casa finì per volare via. I due porcellini fuggirono spaventati a casa del loro fratello maggiore. Apri la porta! Siamo noi! Apri! Entrate, forza! Nessuno può farci del male qui. Siamo al sicuro. Casa mia è robusta perché è fatta di mattoni. Chi è? Aprite! Non ci penso nemmeno! Allora vi mangerò tutti e tre! Non importa con quanta forza soffiasse, la casa non si muoveva. Ma prima di arrendersi, vide sul tetto una canna fumaria ed ebbe un'altra idea. Vi faccio vedere, porcellini! Ora sì che siete nei guai! Cos'era quel rumore? Perché c'è della fuliggine sul coperchio della pentola? Fra poco lo vedrai. E così il lupo cadde nella pentola con l'acqua bollente nella casa dei tre porcellini. Riuscì a salvarsi saltando dalla canna fumaria e correndo veloce nella foresta dove nessuno sentì più parlare di lui. I tre porcellini vissero felici e contenti in quella robusta casa di mattoni e non dimenticarono mai quello che gli disse la mamma. È importante sforzarsi e lavorare sodo per costruire qualcosa di resistente e utile. Perché niente di duraturo si ottiene facilmente.